Buonasera a tutti, benvenuti a Festa di Scienza di Filosofia. Questa è la nona edizione, come voi sapete, e siamo in fase di chiusura, nel senso che ancora abbiamo una ventina di conferenze sparse un po' per la città di Bologna, perché anche questa edizione chiuderà i battenti di questa nona edizione. Sono Mario Tei, sono un collaboratore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Torino e, come voi sapete, il laboratorio quest'anno compie 20 anni di attività. Il professor Mingarelli, che è il direttore, è stato veramente eccezionale nel implementare un laboratorio che adesso, anche in occasione di questa festa, è un laboratorio conosciuto in tutta Italia. Ma io credo che dovrebbe essere conosciuto anche in tutta Europa, perché effettivamente, girato un po' in Europa, i laboratori come questo non si trovano facilmente. Ho qui l'onore di presentare il dottor Circi, Francesco Circi, che è un laureato in chimica, chimica organica, e che terrà una conferenza relativa a quando la chimica incontra l'informatica. Ecco, è un tema estremamente interessante, perché essendo un tema di carattere interdisciplinare, cioè quando le discipline si incontrano sono sempre foriere di eventi importanti per lo sviluppo della scienza. Ecco, questa sera quindi avremo occasione di sentire il dottore, che ci comunica alcune esperienze e alcuni lavori. Il dottore, tra l'altro, è ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Biomedica di Barcellona. Biomedica a Napoli, no? No, attualmente a Barcellona. E quindi sentiremo questa frontiera della scienza, che, ripeto, è estremamente importante ed interessante, proprio perché si incontra quella che è la disciplina, della biologia e della chimica, e soprattutto dell'informatica. Il dottore ci tiene a far sapere che lui è un informatico, e quindi chimico. Buon lavoro al dottore per il suo, gli auguri per il suo lavoro, e soprattutto buona conferenza a tutti, e ci vediamo dopo. Anche io voglio godere della conferenza, poi dopo si accomodi tranquillamente. Allora, benvenuto al dottore. Grazie dottore. Bene. Innanzitutto grazie a voi per essere venuti, vedo una sala abbastanza piena, e all'organizzazione del Festival di Scienze e Filosofia, e a Daniele, che mi ha chiamato, Daniele Bartoli, che fa parte dell'organizzazione. E sì, come diceva Mario Tei, io ho conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Perugia, e poi successivamente sono andato a lavorare all'Istituto Teleton di Napoli, che si occupa essenzialmente di malattie genetiche. In particolare, io durante i 3 anni che ho vissuto fino al 2017, mi occupavo di fibrosi cistica, che è una delle malattie rare più comuni e più diffuse, che a tuttora non è stata trovata una cura, ma soluzioni palliative. E successivamente poi ho fatto un secondo post-dottorato, che sta praticamente finendo, all'Istituto di Ricerca Biomedica di Barcellona, dove mi sono occupato di trovare quali fossero i geni responsabili della progressione della malattia del secolo, che è l'Alzheimer. E ovviamente sistema complicatissimo, 1000 interazioni, e per gestire tutta questa mole di dati, di screening genetici, analisi genetiche varie, c'è bisogno dell'ausilio del calcolatore, quindi dell'informatica. E quindi qui viene l'interdisciplinarità tra la chimica, quindi i farmaci, che alla fine è quello che si deve ottenere per risolvere una malattia, un problema, una cura, la biologia, che dà i modelli di malattia, e l'informatica, che invece gestisce i dati, fa previsioni, modelli di previsione, come quelle delle previsioni del tempo. In fondo anche lì sono calcolatori che analizzano dati di pressione, temperatura, umidità, e ti danno la previsione, la tendenza del tempo. Non è detto che al 100% sia azzeccata, perché è statistica, e la statistica non è una scienza pura, ma lo è la matematica,
però si cerca, diciamo, di modellare al meglio tutti questi sistemi. Per cui vediamo intanto la cronologia della, un po' della storia della, della medicina e della farmacologia. Essenzialmente, anticamente, le varie sostanze o medicamenti o tutto quello che gira intorno a una possibile soluzione di cura venivano dall'estrazione di piante. Fondamentalmente c'erano sciamani, sapienti del villaggio nella, nella storia passata, che tentavano, magari mischiando erbe, spesso uccidendo persone, perché non tutto... non tutta l'erba porta, porta principi attivi che sono diciamo non tossici, e quindi diciamo la mancanza di un approccio un pochino più razionale volto allo studio e la comprensione della sostanza chimica estratta in queste piante, quindi mancava un po' la selettività anche nel beccare la molecola giusta, il principio attivo giusto, che al giorno d'oggi lo abbiamo sotto forma di farmaci, compresse o altre vie di somministrazione. Abbiamo verso gli anni 20 e 30 l'introduzione dei vaccini, che hanno stravolto, ovviamente allungato la vita media di una maniera incredibile, debellando malattie come il vaiolo, pensiamo ai casi della poliomielite, e sono stati, diciamo, essenziali per l'allungamento della vita media. Pensate che nella preistoria la vita media era di all'incirca 16 anni, oggi abbiamo superato gli 80. Tutto questo grazie a miglioramento delle condizioni igieniche e alla medicina, quindi alla farmacologia stessa, che ci ha aiutato a, a risolvere, a debellare molte, molte di queste malattie. Altra scoperta geniale, per caso, avvenuta per caso, fu nel 1940 da parte di Fleming, uno scienziato americano, della penicillina. Poi vi spiegherò come questo caso ha fatto sì che questa scoperta venisse fuori. E qui chiaramente la penicillina ha debellato una quantità, soprattutto ha ridotto il numero di morti per infezioni stupide, da tagli a operazioni magari chirurgiche, e quindi casi di setticemia o morte per sepsi, ora non si verificano più o quantomeno sono estremamente ridotte grazie a questa fondamentale scoperta della penicillina. Immaginatevi poi con la seconda guerra mondiale i feriti e quindi le potenziali infezioni che potevano venire fuori, è stata abbastanza fondamentale e dirompente come scoperta. Verso gli anni Ottanta si comincia a aumentare il numero di dati per via dell'espansione tecnologica dovuta all'automazione, anche quindi la robotizzazione, la possibilità di produrre un mole di dati abbastanza sostanziosa, e quindi la chimica pura, sola, che veniva nelle ampolle o nei becchi Bunsen dei vari laboratori, comincia ad integrarsi alla informatica, e quindi nasce la chemoinformatica o chemioinformatica. Qui quindi si avvia verso un approccio più razionale e la creazione appunto di modelli statistici per prevedere la possibile attività biologica di un farmaco. E altra scoperta fondamentale degli ultimi recenti anni, e è quello poi che sta adesso tirando tantissimo il settore, e come faceva riferimento il dottor Mario Tei, alla interdisciplinarità, quindi la chimica, la biologia e l'informatica, che tutte e tre insieme aiutano e danno un sostegno per la nascita delle cosiddette scienze omiche. Omiche si intende, diciamo, la trascrittomica, proteomica, si intende, per proteomica per esempio si intende lo studio magari contemporaneo di tutta una serie di proteine, non una singola proteina o un singolo gene nel caso della trascrittomica, ma una rete di geni o di proteine che interagisce, perché quello, siamo sistemi super complessi, quindi non ci possiamo definire con un solo target biologico è causa della malattia. In realtà sono più
fattori che generano la malattia e quindi la nascita di queste scienze omiche, per cui la bioinformatica, quindi biologia informatica, la genomica, la proteomica e la metabolomica, che studia invece l'effetto successivamente alla somministrazione del farmaco, quindi i metaboliti che si generano dopo la somministrazione del farmaco. Ovviamente la presente e futuro si parla addirittura di medicina personalizzata, cioè io ho il tuo profilo genetico di Matteo Carli, conosco quali sono la tua espressione dei geni che porta alla malattia, cerco di andare a focalizzare, a trovare un farmaco, quello che sia, esattamente toccando quel tuo gene che è disregolato. Bene, questo, come dicevo prima, il progresso scientifico, la medicina e le condizioni, miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie hanno portato la speranza di vita da un 20 anni nella preistoria, poi c'è un balzo, dovrebbe esserci un balzo, ecco qua, tra il 1900 e il 1950, abbastanza grande, dovuto alla scoperta dei vaccini e gli antibiotici, e successivamente negli ultimi 50 anni, con l'esplosione appunto di queste scienze che integrano il computer, la scoperta di tantissimi farmaci, era più razionale, più calcolata, per raggiungere una vita media che questa è 2007, ma all'oggi mi sembra che per le donne 83-84 anni, gli uomini un po' meno, però ecco, siamo abbastanza avanti. Per cui, alla fine, che cos'è un farmaco? Un farmaco è una sostanza capace di provocare nell'organismo umano o animale che sia una risposta biologica, mediante reazione chimica o fisica. Quindi, possiamo dire appunto una medicina, un rimedio. Faccio una breve carrellata dall'antichità al 600, dalla storia della medicina, dell'empirismo, medicina moderna e l'attuale biotecnologia, ingegneria genetica e medicina personalizzata. Allora, innanzitutto, tutto è sempre partito dalla serendipità. C'è anche un locale a Foligno che fa musica che si chiama Serendipity, prende proprio il nome da questo, che sarebbe fare una scoperta per puro caso. Cioè, io stavo studiando, non lo so, di curare il batterio X e alla fine trovo la cura per il cancro. E questi casi ce ne sono stati tantissimi, hanno guidato in realtà per la maggior parte il processo scientifico fino a pochissimo tempo fa, e spesso tuttora, recentemente vi mostrerò un caso molto curioso di questa serendipità. Uno dei primi tipi di serendipità a questo livello fu la scoperta del sapone. Cuocendo gli animali a fuoco vivo, il grasso scolava sulla cenere, la cenere contiene diciamo soda, questa mescolanza con il calore produceva una sostanza che si vedeva avere un potere sgrassante. E infatti si vede addirittura l'uso degli egizi, l'altra figura del 500, i grandi maestri saponai, fino a Carosello, l'immagine del detersivo, scoperta appunto, fatta per caso mentre si cuoceva gli animali. Per cui, come dicevo, tutto prima era basato sull'informazione tramandata per bocca, da parte di saggi, alchimisti vari, e queste sostanze venivano estratte fondamentalmente con solventi, olio, acqua, e poi venivano estratte e date, e si sperava che facessero effetto. Tantissime persone, purtroppo, per via della tossicità di molte erbe, ci hanno tirato le penne, e quindi nel tempo, piano piano, si è cercato appunto di dare un ordine a questa ricerca, dove arriviamo fino all'Ottocento, dall'estrazione dal papavero da oppio della morfina a inizio Ottocento. La Bayer, pochi anni dopo, verso la fine dell'Ottocento, produce un farmaco che poi si è scoperto avere abbastanza effetti collaterali, che è l'eroina, e che veniva usata in ospedale tranquillamente per la terapia del dolore. Chiaramente poi si erano generate una quantità di persone dipendenti da questa sostanza, che chiaramente ne è stato proibito l'uso, e come sempre questa è passata poi dal mercato nero per scopi ricreativi. Alcuni farmaci come l'aspirina, Bayer,
anche questo farmaco, uno dei farmaci più, dei 10 farmaci più venduti tuttora al mondo, preparato dalla Bayer, dall'estrazione della corteccia del salice. Il chinino, addirittura questo chinino dello Stato, quando lo dava nel Regno d'Italia per la cura contro la malaria. La cocaina anestetico locale, difatti veniva utilizzato per l'estrazione dei denti, per anestesia proprio durante interventi chirurgici, e Freud ne faceva un uso con i suoi pazienti e su se stesso per la terapia psicologica, quindi veniva usato in terapia. Anche qui il problema è che dopo un po' ci rimase dipendente Freud stesso, e quindi questo farmaco è passato anche qua ad altri usi. La scoperta della penicillina, che dicevo, verso gli anni 40 da parte di Fleming, questa fu una scoperta. Lui praticamente stava analizzando culture batteriche di stafilococchi e se ne andò in vacanza per 3 giorni. Al ritorno trovò una piastra con i batteri, che è quella in alto, dove però i batteri non crescevano, quelli nella zona nera, non crescevano intorno a una muffa che si era formata. Questa muffa proveniva da delle arance che lui aveva a distanza delle piastre di un 10-20 centimetri, che avevano colonizzato la piastra e sconfitto questi batteri. Per cui da questa scoperta, ovviamente fatta assolutamente per caso, perché era l'arancia della muffa che lui non voleva, non stava studiando questa sostanza, ma altre cose, ha scoperto la penicillina, che tuttora è utilizzata nelle sue varie forme e derivati. Poi la pillola anticoncezionale, anni 60, farmaci contro antipertensivi, beta bloccanti, che tuttora soprattutto la popolazione over 65 è quasi tutta, ma una grossa parte è sotto questo tipo di cura. Il Prozac nell'87, i farmaci anticolesterolo, e questo è il primo farmaco più venduto al mondo contro il colesterolo, sappiamo, sovrappeso, la popolazione in sovrappeso, e questo è stato una delle grandi scoperte che tuttora rende controllabile il livello di colesterolo nel sangue. La cura anti-AIDS con i antiretrovirali, il sequinavir nel 97, ora si passava da famosi casi celebri, no? Ora va di moda, adesso è tornato Freddie Mercury, che ci ha campato 3 anni con l'AIDS. Adesso la speranza di vita è praticamente pari a quella di un soggetto sano, grazie a queste terapie e cocktail di farmaci. Il Glivec, scoperta per caso, stavano studiando questa molecola per l'ipertensione polmonare, hanno visto che invece aiutava i pazienti malati di leucemia mieloide. Questo all'inizio degli anni, a metà degli anni 90, 96. Il caso più grande di serendipità, quindi di scoperta per caso, fu la Pfizer nel 99. Alcuni scienziati stavano studiando un farmaco contro l'ipertensione cardiaca e l'angina, cioè il dolore qua al petto, che inibiva un enzima, una proteina che era responsabile, diciamo, di questa ipertensione, che è la PDE, si chiama 3. Durante le sperimentazioni, però in fase clinica, quindi già avevano passato, e comunque il farmaco all'inizio lo testano in cellule, poi modelli animali, poi umani, quando si vede che non è tossico. Durante i test fatti a uomini e donne succedeva un effetto collaterale curioso negli uomini, e questo è il Viagra, ovvero una delle pillole più vendute ai giorni d'oggi combattere la disfunzione erettile. E la Pfizer, con questa scoperta casuale dal 2003 al 2017, vedo che fa 26,5 miliardi di dollari, cioè più o meno i soldi di una finanziaria, di un paese, di uno Stato. E l'Italia è il secondo mercato del continente dopo il Regno Unito, con abbastanza pillole. Poi che succede? Qui le varie tarantelle delle case farmaceutiche, scade il brevetto nel 2012 e chiaramente i ricavi crollano, perché più o meno sono 10 anni, sì, i brevetti. Perché poi succede l'avvento dei generici, dei farmaci generici, e quindi il mercato si apre alla concorrenza. Come agisce un farmaco nell'organismo? Classico modello storico e modello chiave serratura, cioè
la chiave è il farmaco, è la molecola che si incastra, apre una serratura. Questa serratura sono proteine solitamente, enzimi che derivano dall'espressione dei geni del DNA, e questa chiave chiaramente per far sì che il farmaco funzioni si deve adattare, cioè deve aprire la serratura, altrimenti tu ci puoi mettere le chiavi che vuoi ma non si apre la porta. Quindi non è che qualsiasi molecola si prende appunto un effetto biologico, ma ci vuole quella giusta che apre la serratura. Quindi diciamo che questa è la serratura, il recettore, la proteina affetta o malata o che si vuole bloccare perché provoca una patologia, perché tanto basicamente è sempre così. Sono proteine che o non funzionano o sono strutturalmente costruite male, per cui il farmaco va a mettersi dentro proprio e provoca l'effetto biologico, cioè la cura. Per cui abbiamo la proteina con o il ligando endogeno, che sarebbe le sostanze che noi produciamo, come possono essere neurotrasmettitori, serotonina, dopamina, che li produciamo noi, dei farmaci, tra virgolette, chiamiamoli così, non è corretto però, per darvi un'idea, o farmaci agonisti, cioè che competono con le sostanze biologiche che già abbiamo. Mi viene in mente potrebbe essere magari la dopamina come farmaco, come sostanza che noi produciamo, che dà benessere, piacere, rilassatezza, e la cocaina che è invece, diciamo, l'agonista che si lega a questi recettori dove agisce la dopamina, quindi mima l'effetto della dopamina endogena che produciamo noi, chiaramente a livello molto più grande parossistico, per cui abbiamo gli effetti ricreativi più forti. E quindi diciamo che funziona così, come un gioco delle forme, cioè le forme sono farmaci, i buchi sono proteine da targettare, si dice stravolto dall'inglese, cioè la proteina è il target che noi vogliamo raggiungere. Per cui si definisce principio di similarità come molecole strutturalmente simili avranno tendenzialmente attività biologica simile, cioè le mele con le mele, le pere con le pere, le arance con l'arancia. Ovviamente una mela non avrà il sapore di un'arancia, quindi analoghi strutturali, chiavi simili apriranno serrature simili. È vero anche che qui ci sono i problemi di selettività, per cui un triangolo mi può entrare sul rettangolo. Quindi non solo è esclusivo il target, cioè le può legare, si dice è promiscuo, perché può legare più forme. E quindi abbiamo delle chiavi singole, cioè una chiave che mi apre più serrature. Quindi se io voglio bloccare una proteina perché mi dà una certa malattia, però blocco altre che invece non voglio bloccare perché mi danno invece effetti biologici che io voglio, questo è un problema. E questo è un classico esempio, per esempio, dei FANS, cioè i farmaci antinfiammatori non steroidei, banalmente Moment, Tachipirina, Loki, Ketoprofene, l'aspirina, il Voltaren, tutti questi antidolorifici agiscono su una serratura, aprono una serratura che è la COX-2, si chiama, vabbè, il nome questo non è importante, quindi l'effetto desiderato. Se tu inibisci la COX-2, inibisci tutta la risposta del dolore. E quindi non hai, diciamo, si allevia il dolore o ti si abbassa la febbre, antipiretico, nel caso soprattutto della tachipirina. Altro effetto voluto, che però è per via della stessa proteina, è la come anticoagulante. Sappiamo che l'aspirina è venduta anche, acetil salicilico, è venduta come cardioaspirina in un quantitativo più basso. Perché? Perché evita l'aggregazione piastrinica e quindi la formazione di trombi, soprattutto nella popolazione anziana. E questo, diciamo che in media sono effetti voluti. Ma ce n'è uno, e questo è quello che tutte le mamme e le nonne dicono: non prendere l'aspirina a stomaco vuoto, ma mangia prima. Perché? Perché queste molecole aprono un'altra serratura, che è una serratura sorella, infatti è COX-1, che invece è responsabile della protezione della mucosa gastrica. Se tu blocchi questa COX-1, le pareti dello stomaco non producono più il muco che protegge dall'acido gastrico che digerisce il cibo che ingeriamo, e quindi si formano le ulcere, soprattutto a largo termine, cioè terapie che si prolungano nel tempo provocano ulcere abbastanza forti. Difatti spesso vengono associati a protettori gastrici. Infatti il dottore dice sempre: il protettore gastrico
per evitare a questo punto di aprire questa serratura che non è voluta. Altro esempio, polline, molte persone oggi sono allergiche. Il polline che fa? Viene riconosciuto come sostanza estranea perché purtroppo impazzisce il sistema immunitario, dice questo è polline, si lega al sistema immunitario, il sistema immunitario produce l'istamina che è quella che ti fa gocciolare il naso, tossire, l'irritazione e l'arrossamento cutaneo, la vasodilatazione, quindi quei nasi incredibili quando un allergico che è terribile. La scienza, la chimica ha tirato fuori gli antistaminici, benissimo, soprattutto quelli di ultima generazione, benissimo, quelli di prima generazione erano un dramma perché passavi le giornate a letto. Questo perché? Perché oltre a bloccare i recettori dell'istamina, quindi che provocano la liberazione dell'istamina tramite tramite l'antistaminico, agisce l'antistaminico nei recettori dell'istamina del cervello che sono causa che regolano il meccanismo sonno-veglia. Per cui tu, sì, ok, mi riduci la mia allergia, però mi mandi in coma praticamente. Perché? Perché i recettori di istamina sono espressi in vari distretti. Qui regolano tutte queste cose che dicevo, la congestione nasale, il rossore della pelle, i polmoni, quello che sia. Però a livello cerebrale sono responsabili dei meccanismi sonno-veglia. Però che succede alla fine di necessità o di non necessità virtù, oggi questo è venduto come farmaco, cioè uno degli antistaminici di prima generazione è venduto come farmaco, qua in Italia no, in Spagna per esempio sì, come farmaco per il sonno, cioè un ipnotico che si chiama addirittura dormidina. Quindi diciamo hanno fatto di non necessità alla fine virtù. Per cui questa tecnica di farmaco, ma dargli un altro uso, si chiama riposizionamento o drug repositioning all'inglese, e se non è altro che appunto dare una nuova indicazione terapeutica a farmaci vecchi. Abbiamo l'aspirina, infatti, in questo, che è usata anche come anticoagulante, il minoxidil, che era utilizzato come antipertensivo, ora come antialopecia, e il famoso Viagra, cioè il sildenafil, che è il principio attivo, la molecola, inizialmente utilizzata per l'angina, è stata riposizionata per trattamento della disfunzione erettile. Abbiamo tantissimi farmaci, di cui ne venne fuori uno quando nei miei 3 anni a Napoli, applicando tecnica informatica, quindi screening al computer di un catalogo di molecole, venne fuori che il domperidone, utilizzato come antiemetico, in realtà sembra correggere un difetto genetico che è terribile, una speranza di vita di circa 10 anni, che riesce a legarsi a una proteina e a farla rifunzionare, perché in questo caso la malattia di Wilson si chiama, dava questo problema. Abbiamo un altro tipo di selettività in questo senso con gli oggetti chirali, cioè la cui immagine speculare non è sovrapponibile. Abbiamo oggetti come questi che, se tu li specchi, La loro immagine speculare non è sovrapponibile, è sovrapponibile, mentre oggetti come la mano, le conchiglie o addirittura il DNA stesso, la loro immagine speculare non è sovrapponibile. Le mie 2 mani, l'immagine speculare non si sovrappone, cioè non è così. Così sarebbe sovrapponibile, come dalla slide. E questo è vero anche nei farmaci, perché i farmaci possono avere nella loro struttura tridimensionale un arrangiamento strutturale nello spazio. Quindi se io ho il recettore che ha questa forma, qui ho un quadrato, qui ho un rettangolo, qui ho un cerchio, un triangolo, e il farmaco non possiede le stesse sostituenti in queste posizioni, non lo lega e quindi non mi dà la risposta biologica che io voglio. Il caso più triste della storia, per esempio, questo è vero nelle sostanze, alcune sostanze naturali, addirittura il carbone è sia il sapore del cumino, cioè il cumino, noi abbiamo dei recettori che sentono il sapore del cumino, ma l'altra forma, cioè l'immagine speculare, sa, diciamo, dal sapore di menta, o il limonene, stessa molecola, solo che una delle due forme è dal sapore di arancia,
L'altra forma, cioè l'immagine speculare di questa molecola, invece ti dà il sapore del limone. Tutto questo a livello di recettori del naso-bocca. Tragedia storica, talidomide, questo è uno dei farmaci somministrati in gravidanza per antistress e rilassamento. Date pubblicità su tutti i giornali, datelo che è sicuro, non succede niente. Bambini focomelici, ovvero malformazioni di tutti i tipi, perché veniva dato in gravidanza. Difatti ora una delle prescrizioni dell'agenzia del farmaco è in gravidanza, anche se potrebbe essere sicuro, non, meglio non dare niente. Per cui che succede? Che la forma, questa qua, R, ma è un'addizione che non importa, cioè questo arrangiamento strutturale della molecola dava effettivamente l'effetto di rilassamento anche alle donne incinte. Il problema è che viene data anche l'altra forma, perché quando si sintetizza vengono fuori tutte e due le forme, 50%, 50-50. Questa era quella che agiva inibendo la formazione dei gangli spinali di cui i neuroni sono fondamentali per lo sviluppo delle ossa e degli arti. Quindi si chiama effetto teratogeno. Per cui, dopo tutta questa carrellata, c'è bisogno chiaramente di approcci più scientifici e razionali per la scoperta e lo studio di nuovi farmaci e malattie. Questo tentativo di andare avanti per caso, di serendipità o di, si dice anche, trial and error, cioè prova e sbaglia. Io faccio una serie di molecole, le provo, vedo se funzionano, bene, se non funzionano, butto. Questo è stato, fino agli anni 50, si andava avanti così, fondamentalmente. E chiaramente il sacrificio dovuto alla tossicologia, alla mancanza di esperienza, di casi come quello della talidomide. Quello è un caso che effettivamente era imprevedibile, cioè purtroppo su quei rischi che il progresso scientifico ha di base, come qualsiasi cosa, se uno procede deve andare avanti, i rischi come nella vita ci sono, e questo è purtroppo, poi certo chi ne fa le spese, però questa è tutta un'altra questione. E quindi si tenta sempre di più a un uso, a fare della scienza, della chimica, un uso più razionale. Quindi per questo l'integrazione con sistemi informatici che permettono un controllo più puntuale di tutto il processo. Per cui le premesse del presente sono l'esplorazione dello spazio chimico-farmaceutico, perché dovete immaginare che le molecole sinteticamente possibili, cioè che un chimico può sintetizzare al laboratorio, sono 10 alla 60, cioè 1 seguito da 60 zeri. Considerate che un miliardo sono 9 zeri, fate voi i conti, sono miliardi di miliardi di miliardi, perché è combinatoriale ovviamente il problema. E quindi vogliamo esplorarlo in maniera razionale, cioè di tutto questo spazio, come le stelle, voglio andare nella galassia X, nella galassia Y e studiarne le proprietà. Questo te lo permette un computer. La minimizzazione degli effetti collaterali, quindi stretta sui test, oggi è abbastanza complicato far venire fuori un farmaco. La diminuzione del numero dei sacrifici per i test sugli animali, perché purtroppo comunque animali servono, solitamente sono ratti, per testare la tossicità dei farmaci. E chiaramente se invece di fare prova e sbaglia a caso, cominciamo a calcolarla un pochino sulla carta o al computer, se questo farmaco contiene un gruppo che può essere tossico, pericoloso, chiaramente così diminuisco anche i sacrifici di animali. E il sequenziamento del genoma umano, che ha allargato le porte alla bioinformatica, alla system biology, alle scienze omica, genomica, proteomica, questo è tutto grazie al sequenziamento del progetto Genoma Umano, finito nel 2001, quindi si parla proprio veramente del presente. E chiaramente l'avanzamento tecnologico dei calcolatori, la miniaturizzazione quindi dei componenti. Prima un sequenziatore di DNA era grande come tutta questa stanza, adesso sono grandi come questa penna e costano dai miliardi di prima ai 1.000 euro di oggi. E poi chiaramente tutto lo sviluppo dell'informatica, del calcolo parallelo, i cluster, il big data analisi, che sarebbe l'analisi utilizzando la statistica di miliardi di tabelle, di righe e di colonne per sviluppare modelli statistici. Per cui l'approccio moderno, la nascita della chiminformatica e della bioinformatica, cioè la chimica al computer, la chimica al calcolatore.
Quindi io ho una serie di pazienti, si cerca il target è questa proteina o gene che è causa della malattia e si comincia la ricerca al computer. Per cui il drug discovery è detto, in italiano purtroppo certe cose sono intraducibili, il termine corretto è drug discovery, è lo, il processo di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci basati sulla conoscenza di una proteina, non a caso, o vabbè questo vedo che funziona, mi fa abbassare la febbre, bene, perché me la fa abbassare? Devo saperlo, se no il farmaco non lo posso mettere nel mercato oggi. E il famoso drug design, che è quello più inerente alla chemia informatica, cioè io disegno al computer le mie molecole, ho la molecola dell'acido salicilico, so le interazioni che produce, ma se io provo a mettere un gruppo acetile qua, un ossigeno di qua, mi cambia l'attività, me la migliora, me la potenzia, mi fa il farmaco più selettivo e quindi questo, ancora una volta, il computer ce lo viene a dire. Questo è quello che dicevo prima dello spazio chimico, è veramente uno spazio come l'universo, per cui sostanze sinteticamente e potenzialmente sintetizzabili, cioè sono 10 alla 60 e quindi è necessario ordinare grandi librerie di composti e quindi l'uso dei calcolatori. Il processo di sviluppo di farmaci inizia in silico significa al computer perché è fatto di silicio e quindi arriva il chemico informatico e comincia a screenare, cioè fare lo screening di migliaia, milioni di strutture con un computer o addirittura i computer giganti, quelli che dicevo prima della Big Data Analysis, oppure ci sono dei robottini che sono grandi come tutta questa stanza che testano praticamente su cellule, danno il farmaco a una serie di piastre, ogni pipetta è un farmaco e in ogni buco ci sono dei modelli cellulari di malattie e lì si vede, ha funzionato qui, è positivo il test, bene, questo è un buon candidato, e di qua no, bene, lo scartiamo. E qui si possono addirittura screenare milioni di composti al giorno. Quindi si parte solitamente da librerie di composti intorno ai 10.000 composti, poi c'è la fase, e questa dura 6 anni e mezzo, tutta questa ricerca, sia nelle case farmaceutiche che nelle università stesse. A Perugia, per esempio, facevamo questo. Poi c'è la fase preclinica in cui viene ottimizzata la molecola per abbassare la possibile tossicità, sempre questo comunque si tende a fare al computer, cercando di appunto minimizzare gli esperimenti su animali. E poi successivamente, questa è la fase più complessa e dove la maggior parte dei farmaci cade, cioè cade nel senso di molecole promettenti che erano promettenti nei modelli cellulari animali, non funzionano poi quando vengono dati ai pazienti che entrano nelle fasi cliniche. Ci sono 3 fasi cliniche, fase 1, fase 2, fase 3, che durano 7 anni. In questo caso il farmaco deve essere super sicuro, si devono valutare moltissimi parametri e costa uno sproposito, è il costo più grande che ha un'industria farmaceutica e quindi si parla alla fine di un farmaco approvato, di tutta quella serie di composti. Tutto ciò è time consuming, cioè molto tempo ci vuole, 15 anni per far uscire un farmaco, da quando si inizia la ricerca, e cost consuming, cioè carissimo, $1.5 miliardi. Quindi immaginate voi che fallimento, infatti sono cadute in passato come le mosche molte case farmaceutiche, la Merck per un farmaco che è stato scoperto avere effetti tossici, quando entrò in commercio lo dovette ritirare, fallì e se la comprò, non mi ricordo quale altra azienda se la comprò, perché chiaramente è un rischio, un investimento grande che non è sempre detto che vada bene. Sempre chemia informatica, qua noi abbiamo, io vedo al computer la mia struttura della proteina e provo a costruirmi il mio farmaco cercando proprio di prendere i pezzetti di molecole e unirli, assemblarli e vedere se possono entrare nella mia serratura. E questo è il classico laboratorio dove tutte le mattine e pomeriggi lavoro, che è il laboratorio di chemia informatica, quindi non ci sono provette. È sempre, no? Sei chimico, quindi le provette, io nel caso no, perché sono chimico computazionale, quindi per me è lo schermo di un computer, la tastiera e un mouse.
dove appunto le molecole le vedo al computer, le vedo in 3D, le vedo in mille maniere, con mille modelli, ci si può fare statistica sopra, e gli esperimenti in questo caso vengono fatti al computer, possono durare anche qui giorni, se hai calcoli per esempio che durano, possono durare a volte anche un mese, anche se e si espande per esempio parallelizzando il calcolo, ma se io devo analizzare miliardi di molecole con miliardi di proteine, il tempo ci vuole. Questo chiaramente fa un abbattimento dei costi incredibile degli esperimenti, perché poi tutto questo viene passato alla parte wet, cioè umida, ovvero il laboratorio vero e proprio, che lavora con le provette. Però così noi diamo una guida, un orientamento, ti diciamo, guarda, prova ste serie di composti che magari può funzionare. Questo so, meno esperimenti, meno reagenti, una bottiglia d'acetone costa 300 euro in laboratorio, immaginate tutti gli altri equipaggiamenti e cose del genere. E quindi una capacità anche di screening altissima. Viceversa, qui invece diciamo è più robot, guidata da robot, dove l'altra parte di screening, dove hai questi robot che sono grandi come stanze intere, e questi in serie testano serie di farmaci in batterie di modelli cellulari, 100.000 molecole al giorno, abbastanza veloce. Ovviamente ci vuole la conoscenza del target biologico, perché se no io nel pozzetto dove vado a mettere il farmaco non so che target biologico è, cioè se io voglio fare studiare la fibrosi cistica mi devono dare la proteina che è la CFTR, quindi devo saperlo il target biologico. Questo chiaramente restringe il campo a un numero limitato di sostanze che poi vado a testare, quindi no, un approccio razionale. Qui è vi presento un attimo un lavoro che ho fatto quando sono stato 6 mesi durante il dottorato ad Amsterdam, all'Università di Amsterdam, dove mi ero occupato di farmaci che cercavano di allevare il disturbo di ADHD e i disturbi del sonno. Questo era la proteina coinvolta, il target era il recettore dell'istamina, H3, però non quello che dà l'allergia. E avevano, questi qua dell'università, avevano 13 milioni di composti che avevano testato sul recettore H3 con questi robottini di prima. Quindi c'era una serie di sostanze che erano più o meno, alcune funzionavano, altre no, viste da quei test. Che succede? A me è stato chiesto, trova da altre librerie di composti, che si online se ne trovano o comunque si possono comprare, ti scarichi il file, lo metti nel computer e cominci a paragonare la tua nuova libreria di composti che hai comprato con il composto che possiede un'attività. Lo confronti, quanto è simile al farmaco che già funziona o funzionicchia? Abbastanza. Ok, tu vieni con me e ti testiamo. O lo stesso si può fare all'inverso, cioè io ho la struttura come questa della proteina, questi ricci qua, e ci vado a piazzare dentro, come proprio una chiave serratura, la molecola e vedo se si adatta e se contiene dei gruppi chimici che si ancorano alla proteina, la legano e quindi mi danno l'effetto di cura che cerco. E ecco, infatti, questo qua, questo è il buco della serratura, cioè il sito attivo della proteina, bam, ci vai a mettere dentro il farmaco perché ci entra, questa è la chiave che apre la serratura. E finimmo con 19 composti, questi sono 9 e basta, che risultarono attivi dopo questa ricerca e che tuttora stanno in ottimizzazione, perché poi appunto magari questo è tossico, perché c'ha questo azoto qua, dopo lì ci stanno i chimici, quelli di laboratorio da provetta, che ti dicono, ma guarda che me sta a dire, questo è tossico, questo contiene quello, e quindi tu poi ti rimodelli la molecola sui suggerimenti magari di uno che invece ha più l'occhio esperto per un altro tipo di chimica, che è quella di chimica al laboratorio proprio, farmacologia. Un secondo. Ovviamente, come tutto, i limiti sono che questo ha funzionato tantissimo, la cheminformatica, quindi non stiamo mischiando adesso gli altri aspetti di biologia, di DNA, qui il DNA c'entra poco, verrà successivamente negli ultimi 20 minuti.
Che succede? Che dal 2000, io direi gli anni 2000, il numero di farmaci scoperti, che sono quelle barre blu, più o meno stiamo sulla media dei 13-12 all'anno che escono nuovi farmaci, che non sono pochi, però se vediamo la curva degli investimenti è sempre cresciuta. C'è stato un crollo, non so perché, nel 2017, questo non l'ho indagato. Quindi che fai? La casa farmaceutica, lo Stato, quello che sia, l'università, investe sempre più soldi, perché queste cose costano tantissimo, come dicevano, i soldi per i test e per tutti i modelli animali, cellulari. Un topo da laboratorio costa 300 euro e di solito ne servono tanti. Gli esseri umani li devi comunque, in parte sono compensati economicamente per questi studi, e quindi il costo è sempre salito degli investimenti, ma il numero di farmaci sta diminuendo addirittura negli ultimi anni. Addirittura il 2017 sta sui 10 più o meno farmaci scoperti. Quindi, e questo uno si chiede perché, come mai, ci sono diverse ragioni. Per l'altra branca che ora comincia a spingere la farmaceutica, la chimica farmaceutica, è la bioinformatica. Quindi si va a vedere non solo la semplice serratura e la chiave, ma vengono fuori i cosiddetto genoma. Dopo il 2001, con il progetto Genoma Umano, quindi Human Genome Project del 2001, il consorzio di diversi stati, Stati Uniti, Giappone, Francia, noi ovviamente no, nel 2001 ha sequenziato completamente il genoma umano. È costato 10 anni, sì, perché è cominciato nel 91, nel 90, 11 anni. Ovviamente il progresso è stato molto lento, perché chiaramente la tecnologia ancora non era sviluppata come al giorno d'oggi, che si fa un sequenziamento in 5 minuti. Quindi questo consorzio alla fine ha sequenziato tutto il genoma umano e si comincia un pochino più a lavorare a livello genetico. Per cui la bioinformatica è quel capo di scienza in cui l'informatica ancora una volta viene in aiuto per generare, gestire, analizzare l'informazione biologica che viene direttamente dal codice genetico. E qui abbiamo l'interdisciplinarità di cui parlava il dottore prima. Quindi abbiamo l'informatica, quindi la bioinformatica prende l'informatica, perché devi assolutamente programmare, cioè devi scrivere il codice che ti fa determinati e ti usa determinate analisi statistiche, strumenti statistici. La chimica, ovviamente, perché la conoscenza sulla molecola è necessaria. La biologia, vabbè, va da sé. La statistica, perché si applicano modelli statistici per poter fare previsioni. Ripeto, immaginatevi le previsioni del tempo. Sono migliaia di dati di umidità, pressione, temperatura. Vedo l'evoluzione, uso la statistica che mi raggruppa determinate cose e mi fa la previsione del tempo. Qui la previsione della molecola, volendo. E quindi abbiamo i dati biologici che possono provenire dal sequenziamento del DNA, la genomica, le scienze omiche, quindi tutto il mio genoma, i miei 20.000 geni, in media abbiamo 20.000 geni, l'essere umano, però li ho tutti insieme, non ho più un gene, ho più geni e come interagiscono, quindi reti di geni. Espressione dei geni è la trascrittomica, perché questi geni devono essere poi trascritti e convertiti in proteine, che sono quelle poi che vengono bloccate dalla chiave, e la proteomica, e quindi le scienze omiche. Progetto Genoma Umano, 90, concluso nel 2001, e ovviamente qui lo scopo era conoscere l'intera sequenza del genoma, e che equivale a fondamentalmente a conoscere come il manuale di una qualsiasi macchina. Io, per conoscere una macchina, per vedere come si usa, mi devo leggere il manuale. E questo è esattamente quello che ha fatto il progetto Genoma Umano, leggendo come i geni, quali sono i geni, di cosa sono responsabili i geni, quindi la loro funzione. Tuttora ci sono tantissimi geni che non si sa quella funzione che hanno. Addirittura tempo fa parlavano di... Si parlava di geni spazzatura, junk genes, geni spazzatura, geni che non avevano una loro funzione, ma stavano lì come per riempire un po'
il genoma, invece no, sono scoperte poi alla fine che sono dei geni che regolano altri geni, per cui io ho fame, bene, lo stimolo arriva, attivo il gene che mi fa aprire lo stomaco, mi fa fare l'azione di prendere il cibo, quindi è tutta un'interazione che è così complessa e molto complicata capirlo a livello umano, per questo che le macchine sono necessarie e fondamentali se si vuole andare avanti in questo campo. E questo, diciamo un po' in scala, quello che è il genoma. Noi abbiamo la Terra, nella Terra ci sono i vari stati, la regione, la città e poi la singola persona. Io qui ho l'unità base della vita che è la cellula. La cellula all'interno nel suo nucleo ha i cromosomi, 20, 23 dalla madre e 23 da un padre. Nel cromosoma ho delle regioni, quindi su questo filamento di DNA, delle regioni cromosomiche che il frammento di questo cromosoma è un gene, che sono, non so, 1000, 2000 basi, cioè unità, che fanno la sequenza del mio gene. E ovviamente ognuno ha delle sue variazioni, come nella musica, variazioni sul tema. Quindi non tutti siamo uguali. Perché? Perché nessuno ha lo stesso codice genetico. Quindi, cellula umana, cromosomi, lo svolgimento dei cromosomi. I cromosomi sono così a X perché servono per far mettere tutto questo, far ordinare tutto questo materiale genetico che è lunghissimo in uno spazio condensato che è il nucleo della cellula e quindi si riavvolgono formando i cromosomi. Se sfiliamo il DNA, pensate che tutto il DNA sfilato, cioè proprio completamente, coprirebbe la sei volte la distanza tra la Terra e la Luna di una singola cellula. Per cui immaginate appunto quanta informazione c'è in tutto ciò. Il gene chiaramente genera il cosiddetto genotipo. Qual è il genotipo di quella persona? Dal genotipo della persona io capisco, guarda, c'è una mutazione su quel gene, cioè quel gene funziona male e quindi fa dei disastri a valle, perché appunto essendo una rete, se io tolgo un punto mi cade poi a valle tutta la parata di trascrizione e di traduzione in proteine. Quindi dal genotipo il DNA viene trascritto come RNA, si chiama messaggero, e l'RNA produce le proteine che poi sono il fenotipo, ovvero la persona stessa, come è fatta e la caratteristica che ha. Ovviamente ogni malattia ha il suo fenotipo, cioè cosa provoca la sindrome di Down, provoca un determinato fenotipo che è riconoscibile. Questo è il fenotipo, che è collegato al genotipo, che però questo solo l'analisi del genoma te lo dà. E quindi può essere visto come il genoma è come l'hard disk del computer. La trascrizione, cioè quel macchinario, quella serie di proteine che si attiva a seconda di determinati stimoli, sarebbe la memoria RAM, che è quella che fa il calcolo e che ti traduce il codice genetico in qualcosa che è il prodotto, che sarebbe la proteina. E ovviamente questi geni possono essere accesi o spenti a seconda delle necessità della cellula o a seconda di malattie. Alcuni geni mutano, quel cancro per esempio. Il cancro è uno di queste, se lo vediamo come malattia genetica, perché tale è, arriva una mutazione, di solito sono una serie di mutazioni, in più parti del DNA, quindi in diversi geni che ti controllano la proliferazione delle cellule, quello che è, si cominciano a sregolare e quindi non hai più un controllo sulla proliferazione cellulare, tutto quello che sia, quindi ti vengono fondamentalmente rotti, inibiti i meccanismi di controllo di replicazione cellulare. Questo fondamentalmente è il fenotipo del cancro, genotipo e fenotipo del cancro, quindi il tumore stesso. Oggi anche da questa esplosione dovuta all'avanzamento tecnologico relativo al sequenziamento del DNA abbiamo una nuova branca che è dove sono stato io quando sono stato all'Istituto Teleton di Napoli, che è la biologia dei sistemi, che detto in italiano fa un po' ride perché non si utilizza in italiano, si dice system biology. La biologia dei sistemi fondamentalmente che fa? Studia
la funzione e la regolazione dei geni nello sviluppo delle malattie. Quindi è come che diciamo monitora un po' la, come queste reti di geni interagiscono per produrre una malattia o come può un farmaco interferire e riaggiustare, cercare di riparare o trovare altre vie per far rifunzionare l'organismo. E la fine della visione classica, un gene, una proteina, una malattia. No, sono solita- c'è, questo vale ancora, c'è un gene, ancora una volta, fibroblastocistica, è un gene che è mutato, mi produce una proteina zoppa, cioè strutturalmente storta, e quindi genera una malattia, che è la fibroblastocistica. Ma la maggior parte delle malattie, il cancro in primis, in prima fila, è un sistema di geni che mi si discontrolla, si discontrolla, non so come mi vengono gli inglesismi, si disregolano, e quindi affliggono differenti punti della cascata biologica che produce il cancro. E noi ovviamente quei farmaci anticancro, e spesso i cocktail infatti si usano perché mi bloccano l'enzima che disregola un certo gene, un altro farmaco che mi blocca questo percorso, un altro questo percorso, in questo caso limito la crescita, la proliferazione tumorale. Per cui tutto questo porta ad oggi la bioinformatica e Big Data Analysis alla medicina molecolare, quindi l'identificazione, questo è fondamentale, precoce, della predisposizione genetica a malattie, dalla fibrosicistica ai tumori, un disegno più razionale ancora dei farmaci, la terapia genica, detta anche genome editing, cioè io proprio vado un po' a riscrivere il DNA nei punti dove incontro dei difetti e delle mutazioni, la farmacogenomica, quindi la medicina personalizzata. Tu hai questa mutazione genetica, vediamo se questo farmaco ti può andare bene a te, quindi ti disegno la cura. E l'analisi forense, non so se vedete RIS o CSI, per no, le analisi quelle di tracce biologiche per risalire a vari reati commessi. Le analisi di paternità all'oggi, addirittura ho scoperto che si comprano su Amazon, quando stavo preparando le slide, sono rimasto scioccato perché non pensavo che su Amazon ci sono i test di paternità che si possono comprare. E la compatibilità, questa è fondamentale per i trapianti, perché chiaramente il più è simile il genoma a donatore ricevente, più probabile è, più improbabile è il rigetto, che è quello che non vogliamo. Bene. E qui gli ultimi anni, qui si parla solo dal 2001 a oggi, cioè è proprio storia, non è storia, attualità. Quindi, i costi di sequenziamento del genoma umano, di qualsiasi soggetto vogliamo parlare. Si partiva nel progetto Genoma a 100 milioni di dollari, assai. Piano piano scendeva con l'avanzamento, la miniaturizzazione, la robotizzazione, come i computer, no? Se ci stavano quegli anni 80 erano giganti, e fino adesso ci stanno computer che sono qua grandi come un pollice, se non meno. Questo chiaramente anche il costo del sequenziamento si è sempre abbassato, e difatti è andato per un po' di pari passo con una legge, si chiama legge di Moore, che dice che ogni microcircuito, cioè ogni computer, diciamo, dimezza il suo costo ogni 18 mesi, la complessità. Per cui noi adesso stiamo producendo in realtà il sequenziamento, cioè la capacità di sequenziare il genoma umano è superiore all'evoluzione dei calcolatori in grado di analizzare questi dati. Quindi è incredibile. Difatti adesso, 2017, questo è il dato, stiamo sui $1,000. Cioè, questo è affrontabile quasi da chiunque volendo il sequenziamento, cioè quasi ognuno di noi potrebbe tranquillamente farsi sequenziare il suo genoma, e poi vi dirò dove si è arrivati e dove stiamo arrivando. Una è questa, cioè campioni di cellule epiteliali interne alla bocca, o l'amniocentesi, l'analisi dei villi coriali, quindi il prelevamento di cellule dal sangue fetale della madre, di cellule del nascituro o di me che voglio fare il test. Ora ci sono chip
che ti cito, cioè nel senso il dispositivo che ti analizza il tuo genoma, cioè che ti dice tutte le sequenze del tuo genoma, così grande, questa è una moneta, cioè un affaretto così. Questo è il sequenzimetro, cioè dove questo chip viene inserito e viene analizzato, e queste sono quasi tutti gli ospedali ora ce l'hanno. Sono possibili screening di quasi 2000 malattie, per cui abbiamo screening, può essere prenatale, quindi un'informazione anche sui rischi che andrò a correre e poi tutte le scelte, che queste sono personali, relative, o se io ho predisposizioni a trasmettere malattie, perché se io per esempio soffro di fibrosi cistica saprò che ho un'alta percentuale, non è detto, ma un'alta percentuale di trasmetterla alla mia prole. Se sono portatore sano questo non lo so, quindi un test genetico mi aiuterebbe a capire, se lo faccio io e lo fa l'altro partner, se abbiamo un'alta probabilità o meno di generare una prole che appunto potrebbe essere malata di questa malattia orribile. Quindi fibrosi cistica, sindrome di Down, questa è l'amniocentesi classica, è una della la trisomia 21, la sclerosi laterale amiotrofica, l'Alzheimer, alcune forme di Alzheimer, non tutte, con la mutazione, questi sono i geni associati e quali sono questi geni mutati, perché sono mutazioni genetiche. Questa famosissima, le donne, cancro dell'utero, collo dell'utero, la mammella, è la mutazione del famoso gene BRCA, della talassemia, rene policistico. Questi sono tutti test di prevenzione. E ecco, quello che vi dicevo prima, la fantascienza, questa la Mini Ion ha fatto questo sequenziatore che è grande come una pennetta USB, metti il tuo campioncino che può essere di sangue, all'interno della cellula epiteliale della bocca, si attacca con la presa Ethernet, il cavo Ethernet, al portatile, e ce l'aveva il professore mio giù a Napoli, mi sembra un 20 minuti, ti dava con un errore abbastanza grande, quello sì, perché ancora comunque c'è da affinare questi test. Però ti dava diverse risposte su possibili predisposizioni a malattie genetiche e addirittura alcune forme tumorali, perché possono essere appunto previste a livello genetico. Se ho geni mutati in determinate regioni, è probabile, non è detto, il fatto, il gioco qui è che non è detto però che poi li sviluppi. Quindi lo voglio sapere veramente? Qui è tutto, poi si apre un filone abbastanza complicato che è la bioetica stessa poi. Quindi lo stesso, questi possono essere utili come prevenzione e cambio di stile di vita a seconda della predisposizione genetica. Se io so che posso essere predisposto a, non so, cancro del colon, cercherò di mangiare solo frutta e verdura per esempio, e magari evitare, cerco appunto di mettere una pezza a quello che magari la natura non gli è riuscito al top. O prevenzione della trasmissione di malattie genetiche per la prole. E poi questo che vi dicevo, che mi ha lasciato un attimo sorpreso, è andando su Amazon, ci sono kit, questi sono €199, con Prime addirittura lo spediscono il giorno dopo, e questo è test antenati con 500 regioni, cioè se i tuoi progenitori erano, non so, tedeschi della, diciamo, dell'etnia nordica o a varie etnie varie, quindi genealogico. Quest'altro che era test più completo per analisi di DNA, compatibilità di medicinali anche, perché c'è molte persone, alcuni farmaci non è detto che siano funzionanti per alcune popolazioni genetiche. Per esempio l'Asia ha tutto un altro, ha tutta un'altra serie di farmaci per via del genoma, che è leggermente diverso. Ecco, test genetici per la prevenzione delle malattie e quindi medicina personalizzata, €199. Che fai? Tu ti fai il tuo prelievo, poi registri il tuo kit online, fornisci un campione della tua saliva, spedisci al laboratorio e ti inviano i risultati a casa. Questo qua fa 200 malattie, addirittura potenziali malattie, predisposizioni, analizza 40 biomarcatori e 15 farmaci. Report in PDF di oltre 300 pagine. Bene, e ultima parte è l'ingegneria genetica, quindi il genome editing, che sarebbe ingegnerizzazione, cioè sostituire
il gene malato, di gene malattia, con un gene funzionante. Quindi sarebbe restaurare il gene che non funziona, andando proprio a tagliare e cucire, taglia e cuci, genome editing. Questo era fondamentale nella fibrosi cistica, in cui io il canale che sarebbe la proteina che mi produce il muco nei polmoni funzionante, nel caso a sinistra. Nel caso a destra, questo canale è chiuso perché è mutato il gene che produce questa proteina, che è zoppa, è chiuso, non mi produce il muco sufficientemente liquido, ma è un muco viscoso, appiccicoso, che mi si attacca alle pareti. Negli anni sviluppo infezioni batteriche, ovviamente, perché non posso, sì, tossisco, ma il muco mi rimane qui, non riesco ad espettorare, quindi a buttare fuori tutto quello che respiro, e negli anni i polmoni si invecchiano fino purtroppo alla morte del paziente, che al giorno d'oggi stiamo sui 40-50 anni, non è il massimo. E quindi l'idea è il cromosoma 7, cioè il gene responsabile di questa proteina che si chiama CFTR, è malato, prendo il vettore, quindi prendo il frammento di DNA, quindi questo gene che codifica il gene normale, lo posso prendere da batteri, da quello che è, lo metto in un virus, addirittura il virus dell'HIV si utilizza, il virus dell'HIV ovviamente non pericoloso, quindi opportunamente trattato, questo gene messo in questo vettore entra nella cellula, siccome il virus, il loro scopo è quello di invadere la cellula e inserirsi nel genoma della cellula, fa sì che poi questo gene viene inserito dove va inserito e mi produce la proteina sana, quindi muco fluido di nuovo e cura. Chiaramente questo è un bel sogno che si spera magari tra un 10-20 anni si riuscirà a realizzare. Altra cosa, questa è uscita 2 settimane fa, un nuovo batterio esiste in natura, il DNA creato dal computer, cioè hanno cominciato a prendere le basi del gene, del genoma, e attaccarle l'uno con l'altro, hanno prodotto un batterio sintetico. Questi batteri possono essere utili per esempio nella decontaminazione ambientale, se non so, cioè siti inquinanti, petrolio, voglio ripulire, magari faccio batteri opportunamente ingegnerizzati che mi metabolizzano, mi mangiano il petrolio e lo trasformano in altri prodotti più sani, anidride carbonica per esempio, o quantomeno meno tossici, e acqua o quello che sia. Molto per esempio oggi il bioetanolo anche viene prodotto da batteri ingegnerizzati per produrre alcol. Quindi ecco, abbiamo un orizzonte abbastanza colorato e di grande speranza, e effettivamente è possibile, perché appunto se riesco a comprare oggi un test su Amazon genetico spero abbastanza bene nel futuro. Quindi poi qui è che succede, queste sono le ultime 2 slide conclusive, i problemi etici dietro a tutta questa storia, cioè mi predicono i rischi di future patologie, però molto raramente questi rischi sono certezza. Io posso essere predisposto a certe tipologie di cancro, ma non è detto che lo sviluppo, non è assolutamente detto. I risultati poi possono spesso porre di fronte a scelte riproduttive o l'analisi prenatale, quello che sia, che possono essere interruzioni di gravidanza, l'adozione, e chiaramente questi possono contrastare con i principi etici di ciascuno. O soggetti che sanno di essere, perché hanno scoperto col test genetico, di essere magari predisposti al rischio a sviluppare magari determinate malattie, quali il cancro è, magari la vivono con ansia, stress quindi psicologico, possono subire discriminazioni, addirittura, grazie a Dio qua no, ma negli Stati Uniti questo è uno screening che si fa e le compagnie assicurative non ti coprono la sanità perché magari puoi avere predisposizione a malattie, quindi dici ma tu ti ammalerai, io a te non ti assicuro di sicuro. E chiaramente, e qua concludo qua,
tutte le domande aperte che dovrebbe aver suscitato questa serie di slide e in generale nel mondo della scienza e non solo, anche comunque nella popolazione generale, quindi i problemi etici e la etica della scienza. Quindi è giusto, voglio sapere a quale tipologia di cancro sarò predisposto o meno? Ognuno avrà la sua risposta. Quindi, come sempre, la conseguenza positiva o negativa del progresso tecnologico, come tecnologie sempre nate a scopi militari, tutto ciò che noi adesso usiamo, il telefono, il GPS, quello che erano per scopi militari, hanno provocato le loro morti, le loro distruzioni, oggi sono state sfruttate a fin di bene. Quindi, come sempre, qua poi entrano in campo non solo la scienza, ma altre. D'altra parte, questo è il festival appunto di scienza e filosofia, quindi posto ideale per quella filosofia qua e l'etica. Va abbastanza a braccetto con la scienza, quindi una interdisciplinarietà tra scienza e filosofia. Fantastico il format questo qua di questo festival. E chiaramente la cosa fondamentale è che ognuno dovrebbe avere la libertà di scegliere cosa è bene e cosa è male, non essere imposto. Quindi l'importante, e questo lo deve fare la politica, è scegliere, ma lasciare la libertà di scegliere. Per cui questo è il messaggio che volevo lasciare alla fine di tutto questo. E poi niente, voglio ringraziare l'Università di Perugia e l'Università di Amsterdam che mi hanno formato e mi hanno permesso di fare il dottorato di ricerca, la Fondazione Telethon Diego Di Bernardo, il mio capo a Napoli, l'Istituto di Ricerca Biomedica di Barcellona che sto concludendo il lavoro, ovviamente voi tutti, l'organizzazione fantastica del Festival di Scienza e Filosofia, Daniele Bartali per avermi chiamato, la mia famiglia chiaramente che mi ha supportato e ha fatto sì di farmi diventare quello che sono, e poi ultimi i miei amici che mi hanno sempre sostenuto e a cui rivolgo un particolare ringraziamento. Pochettino i tempi, per cui io capisco che chi vuole andare ad altre conferenze libero naturalmente di farlo. Io penso che il dottor Fiucci ancora starà con noi qualche minuto per rispondere a eventuali domande. Se qualcuno ha domande, sì, infatti. Complesso, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, forse ecco questo ragazzo qui, prego. No. Ci hai ripensato? Ci sono delle domande? Ah, tranquilli, nel senso, vengono fuori curiosità. Posso rompere un po'? Sì, chiaro. Una cosa veramente interessante che è venuta fuori da questa relazione è che si capisce come i sistemi complessi, quali quelli dei nostri organismi, per esempio, richiedono l'intervento di calcoli matematici estremamente complessi, e questi calcoli possono essere realizzati soltanto grazie ai computer. Ecco quindi che l'unione dell'informatica con le discipline classiche, che possono essere la medicina, la farmacopea o la biologia in generale, necessitano ovviamente di un supporto assolutamente di calcolo che diciamo deve realizzare in breve tempo il lavoro che una volta si faceva anche per mesi, per anni. I matematici per risolvere certe equazioni, disequazioni, impiegavano anche interi anni. Poi magari le lasciavano da una parte perché non trovavano soluzioni e venivano riprese dopo. Ecco, visto che ha citato alla fine il discorso della vita sintetica e quindi l'utilizzo di questa di queste diciamo microrganismi ingegnerizzati, è interessante l'aspetto che potrebbero risolvere questi organismi i problemi dell'inquinamento. Assolutamente sì. Però, di ecco la domanda che volevo fare: esistono dei computer che possono supportare la complessità di una cellula? Da quale punto di vista, però?
Cioè, spieghi da quale punto di vista, cioè nel senso che introdurre un gene in un genoma che potrebbe anche poi evolversi in termini negativi rispetto per esempio all'infezione umana o cose, certo. Ecco, questa possibilità, questa che poi si sull'etica, sì. Che vogliamo, no? Allora, considerando che uno dei vettori della terapia genica è il virus dell'HIV, quindi la pericolosità che può avere determinare il lavorare con un virus come quello dell'HIV, che è altamente infettivo e penetrante, chiaramente questi batteri vengono ingegnerizzati, ma non solo a contenere il vettore del gene che io voglio curare, sostituire o funzione biologica aggiunta per mangiarmi il petrolio o le buste di plastica dal mare, quello che sia, ma lo inattivo. È un po' come nella storia dei vaccini. Prima lì si trattavano i virus o il batterio, veniva trattato termicamente o chimicamente per depotenziarlo, per togliergli la sua virulenza. Quindi quello della possibile poi evoluzione o infezione incontrollata può essere comunque controllata. Il primo veramente esempio storico è stato i vaccini. Ah, ma come posso inserirmi dentro virus e batteri? Prima di tutto informati. Secondo, se questi microrganismi vengono opportunamente trattati e hanno funzionato e non sono quindi virulenti e ti hanno causato la malattia per cui ti stai vaccinando, ci sono tecniche che possono prevedere il, anche perché appunto tutto questo non è che viene fatto all'acqua di rosa, cioè questo ci sono alle spalle test che durano decenni su modelli cellulari. Quindi che succede a livello delle culture cellulari, delle piastre di Petri che stavamo dicendo prima con l'altro dottore, poi su animali, quindi osservazione per tempo su animali, poi sulle persone. Chiaramente se vedo problemi, tossicità, quello che è, stoppo tutto. Quindi non è che vengono fatte scommesse così abbastanza all'azzardo, cioè tutto controllato. Tutto controllato, sì. Però ecco, appunto, questa è realtà, perché a parte prima citavo il bioetanolo, il top sarebbe i batteri ingegnerizzati per da mettere nel mare per mangiarsi la plastica. Quello sarebbe veramente, però ci si riuscirà. Bisogna vedere se non moriamo prima affogati, quello, sono le tempistiche, però vabbè, non so se qualcun altro ha curiosità, ma banalità, quello che è, anche sotto tutti gli aspetti. Sono timidi. Beh, forse ci proviamo magari il prossimo anno, vediamo un po' se... Vai, c'è. C'è. Allora, in realtà come sempre siamo sempre la terra di contrasti incredibili. In realtà l'Italia è uno dei paesi top sotto questo punto di vista, soprattutto per la ricerca accademica. Abbiamo quei gruppi non tantissimi che funzionano bene. E per cui si fanno progetti e anche finanziamenti della comunità europea molto importanti e con partner internazionali, Stati Uniti, reti europee, quindi questo sì. Il problema è che la parte pubblica investe poco e quindi l'università italiana ti forma in una maniera incredibile, molto meglio di moltissimi paesi europei. Questo l'ho visto nella mia esperienza, abbiamo una formazione teorica e anche di saper problem solving, cioè di risolvere i problemi, incredibili, anche per le difficoltà che tutti i giorni uno deve affrontare per le varie inefficienze, quindi sappiamo, come si dice, arrangiarci. Questo qui chiaramente applicato nella ricerca, nella scienza, ti dà un sapersi muovere, anche un essere sveglio molto più grande rispetto a tanti altri che magari non mi si è rotto il kit, mo come faccio? Vai di là, vedi un attimo come puoi aggiustarlo, no? Quindi questo
questo ce l'abbiamo molto noi, e in Italia questo tira tantissimo. C'è l'Istituto Teleton a Napoli che lavora su questo, per esempio malattie genetiche e come correggere i difetti, e a Milano, il TIGET, professor Narducci forse, lui già ha brevettato, nel senso sono stati i primi, due o tre terapie geniche per due o tre malattie genetiche rare. Cioè vengono fatte infusioni di questi virus dell'HIV trattati, contenenti, quindi non nocivi, contenenti il gene malato, e quindi corretto, è in realtà. Bene, altre domande, signori? Altrimenti diamo una buona festa e una buona a tutti quanti, e buonasera e grazie per la partecipazione. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Grazie mille, è veramente un piacere. Grazie.